I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, Vanda a San Guido in duplice filar, quasi in corsa, giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Percorrendo il famoso viale dei cipressi, celebrato dal poeta Carducci nella poesia appena citata, si arriva a Bolgheri, una delle perle della costa degli Etruschi. Passeggiando tra le strade del borgo possiamo ammirare il castello in mattoni rossi ed alcuni esemplari di ulivi secolari, ma ciò che ha reso famoso in tutto il mondo questo paese sono i suoi vini come il Sassicaia, il Bolgheri Superiore ed il Bianco Vermentino. Potevamo noi perdere l'occasione di fare un acquisto? Castagneto Carducci è uno dei borghi più conosciuti di questa costa. Paese che prima del Novecento si chiamava Castagneto Marittimo ha preso questo nome in onore del poeta che qui trascorse una parte della sua infanzia. Situato su una collina, si sviluppa intorno ad un castello medievale che noi, arrivati tardi, abbiamo trovato chiuso. Siamo rimasti qui per cena, così da poter passare una serata in completo relax, passeggiando senza meta tra i vicoli illuminati da vecchi lampioni. Il giorno seguente siamo stati alla spiaggia del Golfo di Baratti, insenatura del litorale toscano con una splendida pineta ed acqua cristallina. È presente anche un piccolo porto turistico, dove si cerca di ricreare l'atmosfera di un tempo, quando questa zona era uno dei più importanti porti della civiltà etrusca e che attira ogni anno gli amanti della barca e degli sport acquatici. Sul promontorio del golfo si erge l'acropoli di Populonia, dove non possiamo fare a meno di godere della spettacolare vista sul mare, posizione ideale anche per leggere un libro. Antica ed unica città costiera etrusca, una tra le più grandi ed importanti, si trova all'interno delle mura della rocca. Passeggiando nella strada principale possiamo trovare vari negozi di artigianato locale e prodotti tipici. Per questo weekend abbiamo soggiornato a San Vincenzo. Città marittima con belle spiagge ed una lunga passeggiata sugli scogli, da dove possiamo ammirare il mare insieme alla statua del marinaio, che vigila immobile sul passaggio delle barche al porto. Viaggiate! Che se no poi finite per credere che siete fatti solo per un panorama, e invece, dentro di voi, esistono paesaggi meravigliosi ancora da visitare.